comunque mi sono piaciuti tanto. Grimmsnarl, appunto, mi è garbato, mi sono garbati abbastanza di starter, Falink. Mi sono garbato. Tra l'altro, Masseo c'ha i pesi, i bilancieri, i bilancieri, i pesi e le Pokéball. Sì, 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 c'ho fatte altre. Dario Moggia Twitch Post. No, aspetta, devo farla a modo. Dario Moggia Twitch Posting. Vai, fatto il jingle per la pagina Dario Moggia Twitch. Fossa, devo chiederti una cosa che tipo mi è venuta in mente ieri a caso completamente. Mm-hmm. Sì. Un gioco. Ah, sì, sì, sì. Sì. Che probabilmente grazie avevo solo io per la PlayStation sì. 2. Comunque smetti di chiamarlo Fossa e chiamalo Gabriele, per favore. Gabriele. Fossa è più bello. Allora, questo gioco l'ho scoperto ieri nel mondo, si chiama Stretch Panic, in Italia si chiamava Freak Out, ed era una roba... Sì, 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 aspetta, è quello che dovevi prendere, tirare le cosine, le lasciare, tipo fare i bottini. Cioè... Ce lo ricordiamo io e te. Io non me lo ricordavo. Ce lo ricordiamo io e te. Forse ho fatto pure la recensione di quel gioco, secondo me. Cioè io no, più che altro davvero vorrei, cioè ero curiosa di capire se ero l'unica a conoscere quel cazzo di gioco, perché boh. Forse, ma te da quant'è che scrivi di videogiochi? La prima cosa l'ho scritta 21 anni fa. No, 20 anni fa. 20 anni fa. 20 anni fa. Nel 2000, a novembre del 2000, quindi quest'anno a novembre faccio il ventennale, ho scritto la prima anteprima, però ovviamente per i primi anni è stato proprio una cosa a livello di hobby. Poi dal 2005, con i primi viaggi all'E3, è diventato un po' più strutturato. Okay. Questo Stretch Out me lo ricordo, secondo me, perché l'ho recensito. Era una roba difficile da giustificare completamente, nel senso, facevi veramente i pizzicottini a delle tettie, a delle creaturine. Assurdo, più che altro. Io non mi ricordo neanche dove l'ho comprato, come l'ho trovato. Cioè, boh, non lo so. Vabbè, ma ci sono delle cose inspiegabili, tipo il perché io per il Sega Mega Drive abbia comprato Spirou, cioè un gioco che... Ma infatti, c'è cose a caso, veramente. Cioè, è solo che c'era lì al Media World, i miei genitori non sapevano che cazzo prende, ma hanno preso quello. Meno male mi hanno preso Echo the Dolphin, se no tipo spaccavo il Sega Mega Drive a 2 anni. Tipo. Ma infatti, perché, poverino? Non erano tettine, erano veramente tette, cioè, abnormi, grosse tipo così. Cioè, era un gioco assurdo. Non lo so. Favorisco il trailer, ragazzi. Aspetta, ve lo spammo. Vabbè, Hertz. Ho messo il link del trailer. Era un action tridimensionale in cui tu dovevi afferrare gli avversari, tirarli. E questi avversari erano delle donnine con delle tette enormi così. E tu dovevi afferrare le tette anche nella direzione giusta, cioè se le prendevi il capezzolino proprio perché ce l'avevo. Poi no, i mostri comunque mi ricordo che erano assurdi, diciamo, un design che non aveva sì. senso. Era un po' in cel shading nei personaggi, anche se invece poi c'erano le texture dell'ambiente, i personaggi erano un po' cel shading, ma era, ragazzi, un gioco surreale, forse uno di quelli che addirittura venivano venduti come... me lo stai guardando, Matteo? Cioè, cazzo di gioco è? Esatto, venivano venduti come: oh raga, ma questa bellissima innovazione che risponde al nome di stick analogico, guarda un po' a che ti serve a fare i pizzicottini alle tette. Sì, 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 sì. Grazie a Marchisio per l'euro. Capite che io ci giocavo, che ero tipo in prima media, ma cosa del genere. Ti chiedono se hai notizie te di Yo-Kai Watch 4 in Occidente. Vai, non credo arriverà mai. No. Ragazzi, qual è il gioco per PS2 che vi ricordate con più affetto? 2. Sì. Questa non ha veramente un verso. Non l'avevo mai visto. Un gioco PS2 che io ricordo con... PS2 è stata una generazione piena, secondo me, di capolavori purtroppo dimenticati. Cioè ci sono tanti titoli, da Shadow of Memories, Extermination, Primal, The Mark of Kree, che sono arrivati... Erano veramente, avevano delle belle idee e poi sono stati purtroppo dimenticati. Gli Sly, assolutamente.
per me, per me io c'ho Dragon Quest 8, ovviamente. È stato proprio il gioco che ho giocato di più 8. In assoluto. E me lo portò il Beach con la guida, anche addirittura. Con la guida. The che Casual Game cita Mark Echo's Getting Up. Cazzo, che roba è. SSX. Io sarò tipo vabbè, sì, Dragon Quest 8 è Final Fantasy 10. No, mi è piaciuto, grazie, ma non è che mi è entrato nel cuore. Comunque Kingdom Hearts 2 però Kingdom Hearts 2 però delle ossa assurde, secondo me. Lo so, però ma cosa ci aveva in mente Nomura quando ha fatto il boss zebrato? Io quella ossa lì non l'ho mai affitto. Mi piaceva, era un po', no, era la texture di nessuno che era fatta così, tipo dell'organizzazione. Sì, però è strano tutto. Dario, ma secondo me ti puoi fermare prima alla domanda, cioè cosa ci aveva in mente Nomura? Puntone interrogativo. Vale applicata all'80% delle situazioni. Minchia, Canis Cane Edit, Bulli, Balli, Bulli. Grazie per la poi citano chi è PK, citano Shadow of Rome, che era incredibile, c'era coso Menant. Vorrei mentre ragazzi quanto ci ho giocato, hanno detto anche Jack and Dex. God End è arrivato proprio alla fine della generazione ed era forse uno degli action game, degli stylish action più malleabili, dinamici di sempre, cioè lì era proprio Clover Studio al suo massimo splendore. Madonna. E invece Duke Nukem, quello per PC, no? Io ho sempre giocato su PC. Duke Nukem me l'avevano regalato per il compleanno, lo dovevo tenere nascosto e installare e disinstallare perché ovviamente non si poteva far vedere ai miei genitori. Era il forse 96, ma era il 3D? No. Sì, Duke Nukem, okay. 3D. E c'era sta roba che già nel primo livello potevi entrare nel nightclub, c'erano le ballerine, tu premevi la barra spaziatrice, li facevi vedere i soldi e loro ti facevano vedere le tette. Già quello era squalificato a priori, non si poteva tenere. Quindi io lo installavo, giocavo, poi tenevo il file di salvataggio, certo, disinstallavo, nascondevo la scatola. Un giorno dopo reinstallavo, rimettevo il file di salvataggio nella cartelletta, andavo avanti e ripetevo. Incredibile. Che operazione incredibile. Esatto, un altro titolo con cui lo facevo era Lula the Sex Empire. Madonna, sì. Che era tipo, sembrava un gioco erotico, poi diventava un gestionale porno, tipo, grazie a Bisnick Maca per 5 euro. Gestionale erotico. Dai, Bisnick, che cazzo scrivi? Lasciamo perdere. Comunque ora voglio sapere anch'io, scusa. 13 l'ho giocato su PC, l'ho giocato a bestia tantissimo sul mio Holidata e tipo adesso forse fanno la remaster, cioè, ho visto che fanno la remaster di 13 e poi mi avvicino al fumetto. Sì. 13 era Ubisoft, se la remaster non la fa Ubisoft e vediamo un po' come gli viene fuori questa remaster. Vediamo se ha retto il peso degli anni. Ma come mai era scoppiata la moda dei remastered? Hanno finito la fantasia o sanno che vendono infinite copie? Secondo me ci sono vari motivi, un po' entrambi i due che hai citato tu, un po' anche il fatto che questa generazione qua secondo me sarà un po' la base anche delle successive, proprio a livello di compatibilità, no? Se tu ti compri un gioco oggi per PS4, probabilmente, o per Xbox, sai che lo giocherai anche in futuro, perché da qui in avanti le architetture delle console saranno più o meno le stesse. Adesso ho detto architetture delle console, arriva la battuta, vi serve un architetto, vabbè, l'architettura hardware delle console sarà più o meno la stessa, e quindi se tu riesci a portare un gioco in questa generazione qui, poi probabilmente continui a venderlo in potenza anche agli utenti che prenderanno PS5, PS6 e via dicendo. Mentre ora, se tu hai un gioco, un IP che hai portato su PS2, su PS3, rischi di perderla sostanzialmente, no? Perché per accederci devi, diciamo, prendere la console vecchia, è complesso. E quindi c'è un trascinamento anche di idee in questa generazione che sarà un po' la base. In più, chiaramente, l'usato sicuro vende sempre e la pigrizia creativa è sempre da mettere in conto. Quando non sai che fare, fai un remake, tutti felici, quasi tutti felici.
Boh, a me un po' mi disturba, devo essere, non da videogiocatore. Poi sicuramente c'è delle occasioni nel quale fanno un bel lavoro e ne vale la pena, però l'idea che un'azienda nel 2018, che sia, decida di prendere un prodotto storico e riportarlo all'attualità, da una parte si dice è figo, lo può giocare anche i giovani, chi si approccia ora un cazzo un altro, però mi sa un po' di mossa squallida, cioè dico ok, magari prendi il titolo e inventa un qualcosa di nuovo e ridai valore a quel titolo, a quel brand. Sì, sì, ma rifare un gioco da zero, cioè di sana pianta uguale identico, sistemato con le grafiche, con le robe, o aggiungendo poca roba, insomma. Ma infatti secondo me bisogna proprio distinguere caso per caso, perché davvero alcune operazioni si muovono appunto su quel limite lì che dici tu, quindi bisogna vedere chi sta dalla parte, diciamo, un po' più virtuosa, chi sta dalla parte un po' meno virtuosa. Siamo ad un passo dal Masseo Sleeping Stream, secondo me. Sì. No, veramente a un passo. Sì. Vabbè, ma hai letto, ma scusa, aveva perso i ritmi lui. Post maratona è tornato un 65enne, vedi? Si è fatto la barba, per sembra più giovane, però. Hai capito? Sono più vecchio, quindi. Beh, dipende, però. Per Resident Evil, meno male l'hanno fatto il remake, perché giocassi la versione vecchia con poligononi sarebbe stato un problema. E, a parte il 3 che è un po' claudicante, il 2 è stato un bellissimo remake. E, grazie a Gandhi00 per l'abbonamento. O anche Crash, che forse ora ci sparano al capitolo nuovo grazie alle vendite del remake. Beh, Crash è stato pari pari, lo stesso gioco rifatto la grande però devo dire tanto, secondo me, perché riaccendi dopo 20 anni l'interesse o fai conoscere il personaggio a chi non l'ha mai visto. Utilizza il brand e fai un prodotto bello nuovo, cioè Crash te l'hai apprezzato un botto perché hai giocato al Crash che giocavi a 7-8 anni e con la grafica figa, però porca puttana alle meccaniche di 15 anni fa, di 20 anni fa, quando cazzo è uscito Crash. Sì, sì, sì. Porca miseria, prendi Crash e fai qualcosa di nuovo e di potente. Ma il problema è che se tu partissi in quinta con un gioco nuovo, i giovani fanno sì, ma questo che cazzo è, boh, ma Crash deve essere così, perché sennò è un altro gioco, allora hanno fatto bene a riaccendere l'interesse e la sparano il capitolo nuovo, vediamo. Speriamo. Io non ho mai giocato a Final Fantasy 7, no? E tipo ora è uscito il remake Tossetti, per caso. Volevo giocare al remake, però tipo senza fare spoiler ovviamente, mi hanno detto che a parte la grafica, cioè è proprio diverso, nel senso anche in alcune parti di trama, quindi grazie Ricky, grazie per i 100 piccoli Tossetti. Masseo intanto se dovesse fare cosa? Tutto quello che gli dicono, farebbe la Macarena praticamente. Sì, sì, sì. Toccatilmente, immagino, e poi gira di sì, fai questo, fai quello. C'era un commento di Bisnake. Sì, perché lo ha chiesto? Sì. Che ha chiesto per te, Fossa? Sì. Se puoi prestargli la camicia che deve copulare con Karin. Ok. Beh, se però diciamo richiede la mia camicia per questo motivo, c'è carenza a livello di guardaroba, ecco. Cioè, soprattutto Bisnake, aggiungo, ecco Bisnake che dice ridi Fossa, ridi dai su, grazie per ma 5 euro. Che cattiveria Bisnake, però rischi, scusa, cioè, l'astio. Rischi, scusami, mi permetto Bisnake, che poi Karin pensi a Fossa con la sua camicia addosso a te. Esatto, ti faccio questo favore, prendine una. Snake, mi spiace dirlo, ma se abbiamo una certezza è che Karin non pensa a te. No. No, ma che base, ma scusa. Ma lo sa, oggi abbiamo avuto una breve conversazione con Snake, quindi sa che io lo dico per il suo bene. Però. Che senso. Però. Posta ti compri, però. Ti metto in giardino a ballare. Boh. Mi prendi il mobile. Comunque dal 3 giugno, no, sì, il 3 mi pare, movimenti internazionali. Internazionali, apertura
Se le, frontiere, se le frontiere sono aperte, bastardo. Quindi Massimo il 3 giugno ti vengo a trovare in Svizzera. Siamo passati da vabbè, è lui che scende. Quarantena totale fino a non si sa, si apre. Dubai. Si apre il mondo. Fate voi, ragazzi. Una settimana, speriamo. Davvero, vai? Io ho paura. Sì, voglio andare. Cosa? Io ho paura che risalgano i contagi. Ma sei Dio Cristo, hai detto. Ma sì, ma chi sei? No, ovviamente te l'ho detto mai. Ma 3 secondi fa hai detto e viva i contagi. Sì, no, lo so, però ho paura. Ma se chiudi le regioni, ma non riesco a parlare oggi. È come ha detto Boris, che più fai contagiare, più dopo diventi immune se guarisci. Poi l'ha presa lui. E ha preso tutto, bastardo. Non è quello, se ti rimani nella regione, ok, capito. Ma ho paura che apri tutto così all'improvviso, ho paura che si spari. Zitto. Festa grande. Tanto con quarantena o meno, la gente si fa i cazzi propri. Ormai sì. Cioè, è arrivato il momento cazzate? È arrivato il momento cazzate oppure no? O cazzata? Siamo ancora seri? No, non lo so. Sì, ma a seconda di come tira il vento, forse. No, perché io volevo condividere una nozione che ho appreso stasera, cioè l'esistenza più che altro di un sito che secondo me svolge un servizio importantissimo. Il sito si chiama Poop Senders. Ok, ti dà praticamente la possibilità di acquistare e inviare a un indirizzo a tua scelta in forma completamente anonima la merda. Non della merda qualunque, no, puoi selezionarla. La merda di mucca, e uno dice vabbè, bello, la merda di elefante, la merda di gorilla. E poi c'è anche il combo pack con tutte e tre le merde. E la cosa, le due cose che mi adesso lancio il link. Dice che c'è da un po' di tempo, io non lo conoscevo. Io l'ho scoperto solo stasera, ragazzi. La cosa che mi ha lasciato abbastanza devastato è che uno, la merda la puoi comprare a galloni. Io ti posso mandare un gallone di merda, cazzo. Sì, volendo sì. Te pensa al corriere che arriva con lo zainetto, un paio di galloni di merda. Allora, salve, questo è per lei. Bah! Due. Se tu entri nel sito, il banner che ti accoglie è un culo di elefante. Nel momento esatto in cui sta per produrre il contenuto che tu acquisterai. Massimo, queste cose l'ammazzo. Grazie. Quindi, per rispondere alla domanda di prima che mi è stata fatta, posso mandare la camicia? Mandami l'indirizzo. Boh, tutto sto rigirio per arrivare a questa cosa. Ascoltami, ci vuole dell'arte, Dario. Sì, chiaro. Mi ha stupito. È stata proprio bellissima. Che plot twist. Io penso che occhio un 10-15 pezzi a comandare un par di galloni di merda ce l'avrei. Sì. E vorrei, pagherei anche una quota aggiuntiva per avere il video del postino che la consegna. L'unboxing con la GoPro. L'unboxing del GoPro che filma la consegna, proprio così. Questo sarebbe il servizio supremo. 3 euro. Forse mi presti la camicia, devo chiamare B-Snake. Fammi vedere se lei non è mai. Non è mai. Secondo me è B-Snake. Vediamo subito la donazione. A che nome è? Vai. Perché B-Snake si chiama Matteo. Quindi vediamo subito se è di Matteo. No. No, sì, no, ed è sua. È di Karim Maka. Sua, va bene. Ah, è sua. È di Karim Maka, sì. Azz. Che strano, di Snake. Che strano. Che tromba Karim, non riesco a immaginarli. che strana cosa, però... Sono contento. Perché hanno trombato? Non lo so, speriamo. Cioè, si tromberanno. Lui è di Torino. Allora.
quindi ci vorrà tempo. Quindi Matteo, Torino, okay. Manca solo quella, solo gli, i dati nel mezzo, ci siamo, cioè il numero civico, la via, e poi ci siamo. Grazie a Bocia il gallone per arriva. La fossa, ma quella di elefante la trovo anche PSA 10, non penso. Quella di elefante poi è proprio, cioè c'è la paglietta. Sì, 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 sì. Grazie è a Bisnake per i 5 euro. Bella serata questa. Comunque tieni la camicia da bonobo. Vabbè, la puoi smettere di offendere Fossa che non c'entra. Ma poi non ha fatto nulla, poverino, contro di te. La gelosia c'è, però. La gelosia questo si chiama senso di inferiorità. Esatto. Però io da bonobo poi. Da bonobo. Poi bonobo sono alcune delle scimmie sessualmente più attive. Vero, assolutamente. Esatto, hanno tutta una società basata sul sesso, quindi sono, praticano anche una gran bella società. C'è anche una canzone di Cavalli. Gran bella società, quindi magari, insomma, non lo so se gioca proprio proprio a favore suo. Esatto. Ne vuoi provare un'altra? Se ne vuoi provare un'altra, io sto qua tutta la sera. Bisnake, ti conviene smettere. Bisnake devastato. E come l'hai scoperta sta cosa sui bonobo? Ma in un documentario, è la cultura, ragazzi. Esatto. La cultura, come al solito, sovrasta l'ignoranza. Fossa eroico, vabbè, annichilito, fossa 2, Bisnake 0, vabbè, sai te. Grazie a Shalashaska per l'euro. Potete scegliere se spedire merda di gorilla, di elefante, di mucca o Destiny 2. Vabbè. Non mi fare incazzare Erz con questa cosa. Tu madre puttana. No, mi dissocio, no. Mi dissocio, sì, totalmente. Però. Eh no, ma era una bella battuta. Ma aspetta, entriamo nel circoletto dei tossici. Anche sì. Tu Destiny 2 proprio a manetta. Sì. Destiny, ma anche dal primo? Dal primo. Oh, avrò 4000 ore. Io 4000, no, sul primo più di 1000 sicuro. Sono secondo schifo, sì. Sto un po' vacillando. Grazie Marchisio per l'euro. Fossa, fai il bravo bonobo e spanami il culo. Vabbè, questo è un po' oltre. Il primo molto più bello. Minchia, mezzanotte e mezzo. Ragazzi, io a malincuore con questo esercito di ospiti devo purtroppo mollare, perché dato che non, secondo alcuni non sto più dietro al mio canale YouTube, vado a scrivere una monografia di un'ora per YouTube, quindi vi saluto, okay. Vi abbraccio e mi raccomando, ci vediamo domani come al solito verso un quarto alle 10. E buona scrittura, Dario. È difficilissima, la peggiore monografia che io abbia mai scritto. Ma non perché fa schifo, perché è difficilissima da scrivere, difficilissima. E scusami, ma un'ora considerando. Ma lo sai perché sono stressato anche da questa cosa qui? Da durerà un'ora, secondo me, per la mole di dati che devo comunicare dai film che ha fatto lui. Per fortuna ha fatto anche tanti corti all'interno di antologie. Quindi questa cosa mi salva il culo, perché non è enorme. Poi ha smesso di fare film per ora, quindi. Ma quello che mi turba è che, dato che Kawajiri non è Miyazaki o non è un altro regista blasonato, probabilmente sta monografia farà massimo 40.000 visite, che è tanto per un artista che non si caga nessuno, però sarà un mese di lavoro sicuro che okay. Va così. Però lo fai perché lo fai per la gloria, come al solito, tanto sti cazzi. Cioè, tu e dici, per Kawajiri, dai. No, son contento. Il buon Kawajiri, cioè, che sicuramente che gliene renderà che se cerchi Kawajiri per documentarti, trovi la mia monografia, stia, come per certo, tanti altri autori. Quindi sti cazzi delle visualizzazioni. Però è tosta. Vabbè, te lo spammo. Tosta da scrivere. Dai. Attenzione, parole forti per uomini. Ah, devo fare un ride. Sì, chi c'è online, ragazzi? Lo spammo. Chi c'è? Capito, Dario? No, non ho capito, come? Un nuovo influencer che ha centinaia di migliaia di followers ti spammerà il video appena fermato così. Sicuramente. A me non costa un cazzo mettere la storia. Io non avevo capito te. Ti ho capito, ma lui è un follower. Non so se è lo stesso. Un influencer. Cioè, ma ti trovi dei commenti beceri sotto a per la gloria. Boss di Sekiro. Ti mando da Marco. A chi lo fai? Marco, ok.
Sì, vi mando da Marco. Marco? C'è Victor, Marco, da Victor, però da tanto. Sì, c'è anche lì. No, ci ho mandato io. Andiamo da Victor. Grande Victor. Dai, da Victor, dai, che non Victor, ce lo mando. Victor, te li merita tutti. Io Victor. Anzi, ce l'ho mandato Giacomo, sinceramente. Ma non c'è, credo, in online. Ma poi non so se è un canale Twitch. Più che altro non l'ho mai mandati, credo, da Victor. Forse ragazzi, tutti quanti a Victor chiedetegli di farvi vedere. Prima scrivete quello che Dario vi dice di scrivere. Chiedetegli di farvi vedere, di togliersi gli occhiali e farvi vedere le occhiaie. Anche lui. Ma più che altro gli occhi, perché lui è tipo Milhouse, cioè i puntini. Fidatevi di me. No. Vi mando da Victor che sta facendo la tier list dei film Marvel. Arriva, ha paura, perché gli avete pensato. Ora come ora per me è niente. Va bene. Ciao ragazzi, a domani verso 9:45. Ciao. Ciao. Ciao, lo sapevo io.